facendo questa sorta di video assaggi per Pasqua. Questo sarà il video speciale assaggi di Pasqua. Andremo ad assaggiare questa colomba alle protto, dovrebbe essere buona, che è soffice pasta farcita con fior di latte e frutti rossi. Quindi questa gnam gnam, dovrebbe essere fatta dentro così, vabbè, questo è un fatto poi quando non la apri. Poi c'è quella presa all'Eurospin, poi questo preso al Lidl, e dentro praticamente c'è tutti questi tipi di assortimento di cioccolato a Pasqua. Poi anche questo preso al Lidl, sono delle uova con ripieno di crema. Poi questa piccola colomba dei Minion, e dentro ci dovrebbe esserci la sorpresa. E poi voglio provare questi Oreo e brownie, che dovrebbe essere buono per questi. Io direi proprio di assaggiare prima gli Oreo e brownie. Ci avevamo tutti voglia di qualcosa di dolce, facciamo merenda anche, e quindi ho detto sì, facciamo un video assaggio così mangiamo qualcosa di dolce. Tieni, ma sono fatti così, dentro c'è crema di brownie, oh, un po' più di crema ce la potete pure mettere. Sono buoni, però preferisco di più quelli che ho mangiato l'ultima volta, che non li ho aperti, cioccolato bianco. A me non mi dai. Adesso dobbiamo provare assolutamente questa colomba alle protto. Poi visto nelle foto sono sempre belli, grandi. Ora, vediamo come che l'apriamo com'è. Dove vai? Non ti piace? Mai l'hai assaggiato un Oreo? Dice che non ti piace. Due bustini di zucchero. E questo è fatto così. Vabbè, c'è la forma di conigliere. Adesso ci mettiamo lo zucchero a velo. Quello con i ghiacci fino a romba. Quale? Quello. Questo? Dentro c'è la cioccolata e quella è una pecorella. Ah. Sì, vabbè, è una pecorella smarrita. Si è smarrita per strada. E noi l'abbiamo ritrovata e ora ce la mangiamo. Noi l'abbiamo ritrovata. E poi ce la mangiamo. Mettiamo due bustini di zucchero. Prendiamo la forbicetta. Chi è? Quella delle guardie per fare il cerchio. Mi sono ricoperto, naturalmente. E tagliamo. Andiamo. Fammi c'è, che non vi dico. Questo pezzo lo facciamo assaggiare mia madre. Dentro fatto così. Aspetta, non so se si vede. C'è il ripieno. Com'è, boss? Com'è, mamma? È morbido? È asciutto. È asciutto? Il pezzo 2 è asciutto. Ti è capitata la parte dove non c'è niente, quanto mi dispiace. E dammi un mezzo buono. E beh, ripieno. Scarseggia un pochettino. Che? No, aspetta, no, io l'ho preso. Il ripieno è proprio pochissimo. Non si vede nemmeno. Hanno fatto sentire il fiume del ripieno. Sì, veramente sono sprecato. Sembra un pandoro, vero? Sembra un pandoro con un po' di yogurt e frutti di bosco dentro.
Poi quando è uscito da me, a casa con questo si mangia lui. La parte dove c'è niente e io mi sto scava dentro. Non c'è un cazzo. A posto? Ma corri via, modo! Ma non c'è! Non c'è! Non c'è, ti giuro! Non c'è! C'è un cazzo! Ce n'è un pezzettino giusto a centro. Sì, cioè veramente un pezzo. Stiamo vivisezionando. Lo stiamo cercando il ripieno. Sto a fare l'autopsia al coniglietto, ma il ripieno non c'è. Cioè, ci sto a fare assaggiare proprio un po' all'interno, ma non c'è niente. Bocciato. Guardate nella foto com'è. Col ripieno. Ma non c'è. Non c'è niente. È poco. È pochissimo. Vediamo cosa c'è qui dentro. Allora, dentro stampa di cioccolata, sono degli ovetti, sono gli ovetti, coniglietti. Vuoi una cosa di cioccolata? Una pallina, una pallina di cioccolata. Guarda, là dentro, fa vedere, c'è la crema dentro. Questi. Io voglio assaggiare questo qui, questa barretta. Che delusione, ma quello è cotto. No, questo è normale. Poi in più come anche mi dai regalo, c'è anche un piccolo peluche. Là dentro c'è anche un po' di cioccolata. Non sono normale. Adesso vediamo che sorpresa esce qui dalla colomba dei Minion. Era un bel po' che non compravo una cosa dei Minion. Per me la colomba di muffa. Cos'è questa? Questa è una colomba, per fare colazione la mattina. Con latte, fai colazione. Non vado dietro con me qui. Fatto tipo, sembra un cornetto. Se ci fai colazione la mattina. E dentro è uscita una calamita. E vabbè. Dentro che c'è la cioccolata? Sì. Ma dentro c'è la cioccolata. Apriamo queste qua col ripieno di crema. Questa deve essere buona. Guarda la colomba è buona. È vero? Piace, puoi fare colazione la mattina. Da quella parte. Queste sono uova che dentro c'è tutta crema. Sono fatte così. Come... L'ho rotta una. C'è un mabù. Ce l'hai fatto così. Ah, ci sono due cucchiaini. Tu te la mangi così. Sì. Prima di tirare tutto in bocca. Io me la mangio così. Vediamo come si strozza. È buona. Vuol dire che non è male. Questo mi è piaciuto. Ma buona, c'è un sacco di crema, fa vedere. C'è proprio tanta crema. Qui. Promosso. E rispecchia anche abbastanza la foto. Quella globale, prodotto delle Ecospin, proprio blu. Questo è buono, mi è piaciuto. Io sono praticamente pieno di zucchero a velo dovunque. L'Oreal Brownies. Cioè, brownies ce n'è veramente pochissimo dentro. È più buono quelli con la cioccolata bianca che ho mangiato l'altra volta. Questo mio padre ci fa colazione domani, che dentro c'è la cioccolata, c'è un buon odore, è buonissimo, che poi è della, vabbè, della Balocco, bravo, presa una misera calamitina che andrà vicino alla mucca che è uscita dall'ultimo coperto. E vabbè, allo sfizio ci siamo tolto, poi la cioccolata ce la siamo mangiata, abbiamo fatto merenda, qui sono le 4:20 e con noi ci vediamo al prossimo video. Vi salutiamo. Ciao. Ciao.